Ciao a tutti e ben ritrovati nel canale di Manidoro. Nel video tutorial di oggi andremo a realizzare il cappellino che avete visto in anteprima. È un cappellino da bambina, ma potete realizzarlo in svariate misure, o più piccolo o più grande, quindi da adulta, da adolescente. Abbiamo necessità di sapere la circonferenza testa, quindi partiamo dalla circonferenza testa come punto di riferimento per calcolarci il diametro, ovvero quanti centimetri crescere per fare la nostra base. Nel mio caso io ho una circonferenza di 51 centimetri e per calcolarmi il diametro dovrò dividere la circonferenza per 3,14, che è il pi greco, che è un dato fisso. Con questo dato fisso andremo a calcolarci il diametro, quindi farò 51 diviso 3,14, otterrò un numero decimale, quindi andremo ad arrotondare per eccesso o per difetto questo numero, in modo tale punto da avere soltanto due cifre. Nel mio caso io ho 15,9 e vado ad arrotondarlo in difetto, quindi mi terrò più sui 15 che non sui 16 centimetri, per cui andrò a lavorare la mia base per 15 centimetri, fino a che appunto non avrò raggiunto i 15 centimetri di diametro. Quindi partiamo naturalmente con il nostro filato, quello che avete scelto, e l'uncinetto adeguato, e ci aiutiamo anche con un marcapunti perché non andremo a chiudere ogni giro, ma appunto andremo appunto a lavorare in giri concentrici. Quindi andrò a lavorare un anello magico all'interno del quale innanzitutto mi vado a bloccare il punto, vado a lavorare 12 maglie alte. Quindi io inizio sempre direttamente con la maglia alta, filo sull'uncinetto e vado a lavorare le mie 12 maglie alte all'interno appunto di questo cerchietto. Una volta realizzate le 12 maglie alte, stringo il cappiettino, quindi la codina piccola, filo sull'uncinetto e proseguo a lavorare in giri concentrici, quindi entro nella prima maglia alta e adesso in questo secondo giro andiamo a realizzare gli aumenti, quindi farò due maglie alte in ogni maglia alta sottostante, quindi da 12 maglie alte passeremo a 24 maglie. Nella prima maglia metterò il marcapunti, così ho il punto di riferimento da dove sono partita, e proseguo a lavorare due maglie alte, come dicevo, in ogni maglia alta. Quindi andremo a fare gli aumenti e in questo modo appunto andremo ad allargare la nostra base. Terminato questo secondo giro avremo nel nostro lavoro 24 maglie basse, perché naturalmente andremo ad aumentare a ogni giro di 12 maglie, ovvero come punto di riferimento prendiamo sempre le 12 maglie che abbiamo avviato nella nostra lavorazione, quindi queste 12 maglie appunto saranno gli aumenti che andremo a rapportare appunto a ogni giro. Quindi in questo terzo giro andremo a fare una maglia alta e un aumento, quindi maglia alta, marca punti. In questo modo non si vedrà la linea di congiunzione quando andiamo a chiudere ogni giro e non si formerà quella righina antiestetica, soprattutto nei cappellini, perché si vede molto quando lavoriamo a maglia alta o a mezza maglia alta. Se poi naturalmente volete realizzare anziché maglia alta fare mezza maglia alta, potete fare mezza maglia alta, magari. Quindi maglia alta e un aumento. Quindi una maglia alta, poi l'aumento nella maglia successiva. Di nuovo una maglia alta e l'aumento nella maglia successiva per tutto il giro. Quindi in questo caso, alla fine del giro, avremo 36 maglie alte. A realizzare due maglie alte e un aumento. Quindi maglia alta e mettiamo il marcapunti, quindi una e due, e nella terza maglia andiamo a realizzare l'aumento, una e due, e così via, due maglie alte singole, e l'aumento nella maglia successiva.
Quindi andremo a proseguire in questo modo facendo gli aumenti a ogni giro fino a che non raggiungiamo la misura desiderata. Quindi in questo giro farò due maglie alte e un aumento, nel giro successivo saranno tre maglie alte e un aumento e così via, fino a che appunto questo cerchio non si ingrandirà fino a raggiungere appunto la misura che a me interessa. Ho terminato di realizzare la base del cappellino e sono arrivata a lavorare 5 maglie alte e un aumento, quindi in totale nella mia lavorazione ho 84 maglie alte. Adesso andiamo e ho come diametro 15 e mezzo. Quando ho fatto appunto la divisione, il risultato era 15,94, per cui oscillava tra 15 e 16 e come misura va bene. Quindi per quanto riguarda adesso l'altra lavorazione che andremo a fare, quindi andremo a lavorare la falda del cappellino, ho necessità di avere come punto un multiplo di 4 perché andremo a lavorarlo con il punto Prada, però prima di proseguire la lavorazione devo andare a chiudermi appunto questa lavorazione, per cui non la lascio così, altrimenti ecco qua, altrimenti diventerebbe troppo difficoltoso anche lavorarla e poi si vedrebbe molto lo stacco. Per cui cosa vado a fare? Quindi io qui ho la maglia alta come ultimo punto. Quindi filo sull'uncinetto, vado a realizzare la mezza maglia alta. Questo appunto perché non abbiamo chiuso a ogni giro, vedete che non c'è nessuna riga quando andiamo appunto a congiungere le maglie di fine lavoro. Quindi è una lavorazione che esce pulita. Quindi una volta realizzato l'ultimo punto della nostra lavorazione, mezza maglia alta, naturalmente se state lavorando con maglia alta, quindi mezza maglia alta, maglia successiva, maglia bassa, maglia bassissima nella maglia successiva ancora e ne facciamo anche un'altra di maglia bassissima. Ecco qua. In questo modo andremo praticamente ad abbassare questo cerchio, si vedrà leggermente la differenza, ma quando andremo a lavorare l'altro punto non si vedrà assolutamente niente. Per quanto riguarda, appunto, dicevo, il punto Prada, abbiamo necessità di avere nel nostro lavoro un multiplo di 4. Qualora non ce l'abbiate, farete magari un altro giro di aumento o di diminuzione perché la base la lasciamo così intatta. Per cui magari vi alzerete di un altro giro aumentando o diminuendo le maglie, perché altrimenti andremo a compromettere la base del cappellino e quindi la misura diventerebbe errata. Quindi adesso andremo a fare una maglia bassa, quindi nella maglia successiva facciamo maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, nella stessa maglia dove ho realizzato la maglia bassa vado a realizzare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Saltiamo 3 maglie di base, 1, 2, 3, nella quarta maglia bassa, le 3 catenelle, 1, 2, 3, filo sull'uncinetto, 3 maglie alte nella stessa maglia di base. Lo avvicino ancora di più. Sono 1, 2 e 3. Nuovamente andiamo a saltare le 3 maglie e nella quarta maglia bassa, le 3 catenelle, filo sull'uncinetto, nella stessa maglia dove ho realizzato la maglia bassa, vado a fare 3 maglie alte. E abbiamo praticamente questa sorta di ventaglietti che si vanno a piegare, diciamo così, a prendere questa forma verso l'altra parte, verso l'altra maglia. Quindi per cui adesso andiamo a lavorare per tutto il giro la maglia bassa, le 3 catenelle, 3 maglie alte nella stessa maglia di base, saltiamo 3 maglie e riprenderemo la nostra lavorazione a questo punto fino alla fine del giro. Vi farò vedere come andremo a chiudere e poi come proseguire. Fatto l'ultimo ventaglietto,
Adesso saltiamo appunto le ultime tre maglie e mi vado a chiudere nella maglia, nella prima maglia che ho realizzato, nella prima maglia bassa qui, con una maglia bassissima. Adesso cammino in quest'altro ventaglietto, cioè cammino qui nell'archettino delle 3 catenelle con una maglia bassissima, giro il lavoro in questo modo, quindi vado a lavorare nel rovescio del cappellino. Vedete che sta già iniziando praticamente a chiudersi. È molto molto grazioso. Quindi i ventaglietti andranno in un giro, tenderanno da una parte e nel giro successivo tenderanno appunto dall'altra parte perché andremo a lavorare in giri di andata e ritorno. Perché naturalmente il punto Prada va lavorato in questa maniera. Quindi adesso ci ritroviamo all'interno dell'archettino delle 3 catenelle devo fare una maglia bassa per ricominciare le 3 catenelle filo sull'uncinetto e le 3 maglie alte le lavoro all'interno dell'archettino. Quindi adesso andremo a lavorare il punto all'interno di ogni archettino, quindi non dovremo più contare. Quindi le 3 catenelle e poi le 3 maglie alte. Saltiamo qua le 3 maglie alte e andiamo a lavorare appunto nel foro delle 3 catenelle. Quindi maglia bassa, 3 catenelle e 3 maglie alte. Una, due e tre. Nuovamente maglia bassa, 3 catenelle e le 3 maglie alte. Quando terminiamo il secondo giro e i giri successivi, andiamo a chiuderci con maglia bassissima qui nello spazio delle 3 catenelle, nell'archettino che abbiamo, che si forma appunto con le 3 catenelle. Quindi una volta che abbiamo fatto le 3 maglie alte, entro dentro l'archettino con maglia bassissima. Realizzo una catenella, giro il lavoro. E nello stesso archettino vado a realizzare la maglia bassa, le 3 catenelle e le 3 maglie alte. Una, due, e 3. Ecco qua. Quindi proseguiremo a lavorare in ogni archettino qui, la maglia bassa, le 3 catenelle, il gruppo di 3 maglie alte per tutto il giro. Quando arriviamo qua, ci chiudiamo con maglia bassissima. All'interno di questo archettino facciamo una catenella, giriamo il lavoro, maglia bassa, 3 catenelle e il gruppo di 3 maglie alte e così via appunto per la lunghezza che ci occorre. Come appunto vi dicevo poc'anzi, dobbiamo andare a lavorare fino ad arrivare ad un'altezza che è la metà del diametro, quindi quindi il raggio. Nel mio caso era di 16 centimetri più o meno, quindi andrò a fare un'altezza di 8 centimetri. Ho terminato di realizzare la falda e ho fatto 7 giri di punto Prada per un totale di 8 centimetri. Quindi questo è l'ultimo giro degli aumenti. Quindi le maglie come si presentano le vado a lavorare col punto Prada per 8 centimetri e mezzo più o meno. Adesso andiamo a lavorare la tesa. E quindi per lavorare la tesa andiamo appunto ad aumentare le maglie. Quindi se qui abbiamo terminato con, nel mio caso,
5 maglie alte, un aumento per un totale di 84 maglie. Vado a recuperarmi innanzitutto le maglie che ho qui. E qua vado a chiudermi con una maglia bassissima. Che è il punto dove ho la maglia bassa. Andremo a lavorare per recuperare le maglie praticamente sia sulle maglie della catenella che sulle tre maglie alte. Quindi qua abbiamo appunto 4 punti, 4 maglie, 3 sono quelle della maglia alta. E una maglia l'andremo a recuperare qui dove c'è la catenella. Per cui se in questo giro abbiamo lavorato, ci siamo fermati con 5 maglie alte e un aumento, andrò a fare 6 maglie alte e un aumento, 7 maglie alte e un aumento e così via fino appunto a raggiungere la grandezza che desideriamo per l'attesa. Naturalmente deve essere in proporzione anche al cappellino che stiamo realizzando. Quindi cammino a maglia bassissima fino a portarmi praticamente alla prima asola della catenella. Ecco, eccoci qua. Realizzo una catenella e faccio una maglia alta. Non ho necessità di mettere le marca punti perché naturalmente qua si vede a occhio nudo che stiamo riniziando il giro, quindi vado a fare 6 maglie alte e un aumento. La prima maglia alta l'ho già realizzata, la seconda maglia alta la vado a realizzare sotto la maglia alta sottostante, quindi qua vado a fare sono le 3 maglie alte e siamo a 4. La quinta la faccio qui. Dove ho le catenelle 1, 2 e 3. E l'altra la faccio qui. 2, 4 e 6. E poi faccio l'aumento nella maglia successiva. Una maglia alta qui nella maglia alta sottostante, l'altra maglia alta nella terza catenella che abbiamo qua e proseguiamo tranquillamente a realizzare le 6 maglie alte e un aumento per tutto questo giro. Quindi una volta che abbiamo terminato questo primo giro di 6 maglie alte e un aumento, proseguiamo a lavorare sempre in tondo, quindi vado filo sull'uncinetto, maglia alta nella maglia sottostante successiva, rimettiamo il marca punti perché adesso ci serve che andiamo a lavorare appunto in giri concentrici e andiamo appunto a lavorare 7 maglie alte e un aumento, quindi aumenteremo anche in quest'altro giro 3, 4, 5, 6 e 7 maglie alte e l'aumento 1 e 2 e nel giro successivo appunto quindi 7 maglie alte e un aumento per tutto questo giro. Nel giro successivo faremo 8 maglie alte e un aumento e così via, quindi aumenteremo ogni giro fino a che non avremo raggiunto la lunghezza desiderata della nostra attesa. Ho terminato di realizzare la mia attesa, ho fatto 3 giri, quindi 6, 7, 8 maglie alte e un aumento. Adesso dobbiamo andare a chiudere la nostra lavorazione e quindi vado a fare nella maglia successiva una mezza maglia alta. Dopodiché nella maglia successiva faccio una maglia bassa e poi vado a realizzare la maglia bassissima. Ne faccio una e un'altra. Ho proprio terminato anche il filato, quindi sono andata giusta, giusta. Eccoci qua.
e quindi naturalmente la nostra lavorazione va ad appianarsi. Poi nasconderemo tutti questi fili. Con il cappellino terminato, io ho lasciato soltanto il giro di maglie alte, non ho rifinito con il punto gambero. Eventualmente potreste rifinirlo qui con il punto gambero per dargli un sostegno maggiore. Ecco qua. Appunto è una circonferenza di 51 centimetri, quindi siamo andati a lavorare aumentando fino ad avere un diametro di 15 centimetri nel nostro lavoro, e poi proseguito per lavorare la falda con le maglie come si presentavano, con questo bel punto Prada, ma potete scegliere anche di lavorarlo non soltanto con lo stesso filato, ma magari il filato di colore differente per dargli magari quel tocco in più. E poi riprendere magari per lavorare la tesa con il filato che abbiamo utilizzato per lavorare la base, quello appunto a vostra discrezione. Quindi andremo a lavorare la tesa fino ad avere una maggiore ampiezza qui, quindi dipende poi anche dal cappellino che state realizzando, quindi in proporzione sempre al progetto che state realizzando. È un progetto molto semplice che si realizza veramente in pochissimo e si può realizzare naturalmente anche in tantissime altre taglie, partendo sempre dalla circonferenza della testa. Lì lo potreste realizzare anche in altre varianti di fiato, come potrebbe essere magari anche la raffia, che si sposa benissimo con questo tipo di lavorazione che rimane traforato, e quindi magari anche un cappellino sia per la spiaggia che per la città. Quello appunto è anche in base appunto al filato che utilizzerete, potrebbe essere anche un capo veramente versatile ed elegante. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto. Come sempre, vi ringrazio per aver visto il video e vi aspetto al prossimo video. Bacio, ciao ciao!